Allora, Gennaro, Catania dei record sono 51 punti, più gioia o rammarico per l'Europa che ormai è lontana? Ma un po' di rammarico ci può anche essere, naturalmente, perché hanno fatto le ultime partite in cui hanno, a parte domenica, che hanno vinto con il Siena, potevano fare qualche punto in più nelle altre partite passate. Quindi un minimo di rammarico deve esserci, però una grande soddisfazione perché hanno già raggiunto, hanno raggiunto un nuovo record in Serie A di punti e penso che questo sia comunque una grande gioia. Chi degli attori principali ed ex tuoi compagni di questo Catania in campo ha fatto più la differenza secondo Gerardo Del Vecchio? Ma io ho sempre pensato che comunque Bergessio è un giocatore che fa reparto da solo in avanti, l'ho sempre pensato dal primo giorno che ho visto questo ragazzo, per forza, per determinazione e anche perché è un grandissimo professionista. Penso che lui sia quello che comunque dia un qualcosa in più a questa squadra. Naturalmente poi accompagnato dalle giocate anche a volte di Gomez, che sicuramente ha fatto qualcosa in più. Ecco, diciamo che su tutti Gonzalo e Gomez penso siano quelli che comunque riescono a fare qualcosina in più dal punto di vista della giocata. Senti, nominando questi due mi viene in mente appunto Ah, aspetta, Gonzalo. aspetta, c'è anche Castro che comunque mi ha impressionato questo ragazzo, non pensavo fosse così bravo. Ecco, ci metterei anche Castro. Su questo sono d'accordo, ma nominando i primi due mi viene in mente il mercato, perché Pulvirenti ha messo definitivamente sul mercato Gomez, si parla dell'Atletico Madrid, si parlava dell'Inter, ma adesso dice che si è allontanato un po', però ha dichiarato anche che non smantellerà la squadra, ma secondo te sarebbe giusto tenere certi giocatori, e qui mi viene incontro dicendomi anche Bergessio, pur non lottando per grandi traguardi come possono essere lo Scudetto e l'Europa, perché mi sembra di capire dalle tue parole che sia Bergessio che Gomez sono pronti per affrontare certi palcoscenici? Guarda, Gomez secondo me è giusto che va anche perché è un ragazzo fin troppo giovane, quindi penso abbia anche l'età giusta perché ha dimostrato, questo è il terzo campionato di fila in cui comunque si conferma ed è giusto. Ecco, Gonzalo non essendo più giovanissimo è un giocatore che se non trova una grande squadra, io fossi lui rimarrei a Catania perché comunque parliamo di una città e di una squadra che ormai fa parte della medio-alta classifica, quindi se lui ci sarà una squadra di un palcoscenico naturalmente di grandissimo livello, posso capire che il ragazzo so che andrà a cambiare, ma se dovrà andare via per andare in piazze naturalmente che non si chiamano Juve, Inter o Juve, Inter o Milan, io fossi in Gonzalo e anche nella società non lascerei partire Gonzalo, anche perché poi ripiazzare Gonzalo non è facile, ma se si trova qualcuno all'altezza di Gonzalo bisogna pagarlo. Senti, la Samp ha 38 punti, ha dovuto cambiare guida tecnica durante la stagione per ritrovare i risultati, una stagione difficile. Allora, la Sampdoria aveva risollevato il tutto nell'ultimo periodo, poi ora da 3-4 partite, forse anche 5, non riesce più a far punti, ha fatto pochissimi punti e ha complicato un po' il cammino, però io penso che per come era partito il campionato, dopo l'esonero di Ferrara, io penso che Rossi aveva fatto un grandissimo lavoro. Questo lavoro è stato un po' macchiato dalle ultime prestazioni, dalle ultime uscite. Naturalmente, cercheranno di chiudere la pratica domenica contro il Catania. Cosa deve temere questo Catania della Samp più di tutti? L'organizzazione, Ma qualche uomo in particolare, dimmi. sinceramente parlando, io penso che sarà la Sampdoria a temere il Catania, perché il Catania gioca un gran bel calcio, ha già ottenuto il massimo del risultato in Serie A, di conseguenza andrà lì con una grande presenza di palleggio, è una squadra che comunque gioca al calcio, vero? Andrà lì spensierata e probabilmente i problemi saranno della Sampdoria che dovrà assolutamente fare risultato per non essere poi schierata. Quindi io penso che in questa partita sarà la Sampdoria a dover temere il Catania. Senti, proprio in tema Sampdoria, Maxi potrebbe rientrare al Catania. Tu dove lo vedi meglio il prossimo anno? Dove vedo meglio Maxi Lopez il prossimo anno? Il fatto che lui potrebbe rientrare a Catania, lui a Catania non è stato male e non ha fatto male. È normale che bisogna capire quello che farà il Catania, secondo me sarà fondamentale vedere anche cosa succede in chiave mercato, se Bergessio rimarrà probabilmente Maxi Lopez lo vedo altrove, se Bergessio dovesse andare via
Io vedo bene Maxi Lopez, un rientro di Maxi Lopez al cranio. Senti, però questa stagione ci dice una cosa importante. Prendo spunto proprio dalle tue parole. Tu dici, beh, in effetti sarebbero due doppioni. In realtà, però, quest'anno, a un certo punto della stagione, si è visto come l'assenza di Bergessio praticamente metteva in luce quello che era il reparto meno fornito, cioè l'attacco, perché poi Sì. Dybala non si è riuscito a confermare, per cui ha giocato qualche partita, però forse era un po' troppo acerbo ancora per la Serie A. Quindi tu non vedresti la soluzione Bergessio Maxi Lopez contemporaneamente in quel Sì, ruolo? ecco, bisogna vedere questa squadra a cosa ambisce. Ecco, se il Catania ambisce a migliorarsi ancora il prossimo anno, è normale che dovrà avere comunque un giocatore che sia all'altezza di Bergessio come cambio. E quindi Maxi Lopez è comunque un signor giocatore, quindi parliamo di due giocatori che sicuramente possono essere importanti entrambi, a prescindere da chi gioca. Sei È stato normale che poi se il Catania dovrà rimpiazzare Bergessio perché lo vende e fa tassa, ci avrà già Maxi Lopez in casa e sarebbe un'alternativa fondamentale, anche perché non dimentichiamo che bisogna guardare al discorso della cassa, l'economia è al primo posto ormai nel calcio italiano. chiaro, è stato chiarissimo. Giorno, ti chiedo una piccola curiosità, anche se vuoi Vai. personale. Il prossimo anno che combini? Torni a Lecce, smetti, cosa vuoi fare? Guarda. Non ho la minima idea, io contrattualmente sono legato a Grosseto per un altro anno e quindi finiamo questo campionato che purtroppo per tanti versi è andato male. L'unica nota positiva è quella che io sono stracontento della mia condizione fisica e del mio finale di campionato. Ecco, spero che questo possa essere poi un biglietto di presentazione, nel senso per far vedere, la mia grande soddisfazione è quella di far vedere comunque la gente che già nel vecchio esiste, è vivo e che sta anche bene. Poi dove andrò il prossimo anno non lo so, una cosa è certa, ho un contratto con il Grosseto Calcio ancora per un anno, poi quello che sarà non ho la minima idea.